Ciao a tutti e bentornati qui sulla North Frisische Mars. Beh, come potete vedere siamo alle 8 di mattina. A proposito, metto avanti di nuovo il tempo perché l'avevo bloccato per registrare i percorsi e fare anche l'abbellimento della puntata precedente. Chi di voi non l'ha visto, abbiamo installato la stalla, abbiamo abbellito un po', avevo fatto i primi giri, gli ho portato da mangiare. Diciamo che per adesso i nostri maialotti sono a posto. Magari durante la puntata vi faccio vedere, ve la torno a far vedere, così vediamo un po' come si è messi. Allora, abbiamo là sopra un casino di allarmi che bisogna che gli diamo un'occhiata subito. Poi diamo da mangiare per prima cosa a Bobo, perché altrimenti, poverino, non va bene. Andiamo, visto che ce l'ho qua vicino, andiamo subito dalle galline. E poi cerco anche il camion, quello bianco. Ok. Mando a caricare dalle mie pecore. Ok, allora, predefinito. Ah, qui ragazzi ci devo andare a mettere le manine perché c'è un casino. C'è un casino. Non so se lo faccio per off screen, ragazzi. Non lo faccio con voi perché ci metterò un quarto d'ora, 20 minuti e non ne vale proprio la pena. Allora, dov'è? Pecore, allevamento pecore. Carica pallet, pecore 01. Intanto questo lo modifichiamo. Perché è 01. Ok. Mettiamola sul percorso giusto, perché qua altrimenti si va a infognare dentro a uno di questi sicuro. Ok. Questo posto. Poi vediamo un po' chi c'è. Cibo per le nostre pecore. Allora, base, silo, razione mista, carica. Allevamento animalotti. Cioè, ragazzi, vi faccio vedere tutto quello che io faccio off screen prima di iniziare a registrare qualche puntata, perché sicuramente l'avete già visto quando lo faccio durante la puntata, ma la maggior parte delle volte lo faccio off screen, così che non ve lo faccio vedere, ma questo è tutto quello che succede prima di iniziare a registrare la puntata. Stavolta l'ho voluto fare insieme, così almeno vedete quello che faccio prima. Ok, poi tu non ti posso mettere a lavorare perché non ho i soldi. Tu neanche. Tu però potresti fare una cosa. E allora, base carica, silo base carica, facciamo tre viaggi. No, non mi ricordo mai cosa prende la nostra nuova production. Allora, dov'è? Farina, dov'è? Qua. Allora, farina, segale e farro. Per chi di voi non sa come funziona la nuova versione qui, abbiamo la possibilità di scegliere due o tre tipi di. Questo no. Allora, abbiamo detto farro, frumento. Ho fatto un tutorial piccolino in merito. Datelo a cercare sotto in descrizione, ci sono tutti i link che vi portano alle playlist con i tutorial. C'è anche questo. L'altra cos'era? Segale, farro e frumento. Ok, segale.
Ok, questo facciamo così e facciamo 6 giri, no, 6. Così lui fa 2 giri per ogni tipo di cereale selezionato. Ok. E questo è pure a posto. Poi. Oh, una volta ogni tanto che riesci. Ok, allora tu vai. Se che scemo. È perché non becca il punto preciso. Allora fa sta cosa qua. Vabbè, tu sei a posto. Da seminare per adesso non abbiamo niente. Ah, tu. Wastewater, scarica acqua sporca, ok. Ok. Allora, l'altro camion dov'è? Che iniziamo a vendere qualcosa perché altrimenti non ce la facciamo. Dove sei? È lì in fondo. Ci vado così perché se continuo a fare avanti e indietro. Ah, a proposito, le galline. Dovevamo liberare un po' le galline. E anche le pecore è pieno, mannaggia. Allora, vendiamo un po' di galline. Ok. Perché una sola? Ce n'è uno solo di questi? No. Ok. Allora, ne vendiamo 300. Quasi quasi ne vendo un po' di più. Ok, allora. Questo ne ho solo uno. Solo uno anche di questo. Basta, basta, basta. 780, basta, basta, basta. Qui come siamo messo? Allora, facciamo uno di questi, perché altrimenti a momenti mi chiede di nuovo di... E qui non può... Super forza, sì. Adesso li metto qua, dopo ci passo con quello... Ci passo con l'autoload e siamo a posto. Ok, allora, vendi, 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 andiamo a vendere qualcosa.
Aspettiamo un attimo che va bene. Allora. Allora, già abbiamo, allora, sta puntata qua si parte con 200.000 euro di debiti, ragazzi. Mannaggia. Una brutta cosa. Dobbiamo iniziare anche a fertilizzare, ma non è proprio da fare. Perché il suo rimorchio è storto? Ah, la sospensione è un po' scassata, eh. Già, gli heli press rotti. Ecco perché si cappotta facilmente. Mi sa che mi devo informare, devo vedere se trovo un altro rimorchio di questo. Il rimorchio Outload che carica tutto il pallet. Allora, abbiamo, non so quanto riusciamo a ricavare, penso che i debiti riusciamo a pagarli sicuro. Vediamo se andiamo sopra i 200-300.000, vediamo dove arriviamo. E che almeno posso mettere in per i miei aiutanti, quelli lavorano, altrimenti. La cosa che mi stranizza è che comunque Autodrive, anche se non abbiamo soldi, lavora comunque. Invece Courseplay no, ti dice che non hai soldi. Wow, lo spigolo, guardate un po'. Ok, questo è a posto. Allora, il ritorno glielo posso far fare anche a lui. Base. Di sicuro, almeno, spero che non si capotti neanche anche vuoto, perché se si capotta anche vuoto sono rovinato. Stai lavorando. Allora, io dovrei avere qualcuno. Abbiamo peccato 4,50 più 30, 4,80. Fammi mica schifo, dai. Allora, tu puoi iniziare a lavorare. Non so se è così. È un po' giusto, lo vado a mettere. 41. Va bene. E poi no, voi aspetto un po' da mettervi in operatività. Vado a prendermi il va bene tu. Devo spostare le pecore. E poi dobbiamo portare un po' di carta alla cosa. Carta, deri, cartone, acqua. Oh, ragazzi, questo è quello che succede quando prima di iniziare a far partire una registrazione, io a volte, o maggior parte delle volte, per non farvi
diciamo che vedere tutto il tempo che ci vuole per mettere in funzione gli aiutanti, tutta questa cosa qua. Tutto questo è lavoro che io normalmente faccio off-screen, e stavolta qua ve l'ho voluto far vedere. Allora, carica pecore, pecore, allevamento pecora, allevamento pecora, pecora, pecora. Allevamento pecora, allevamento pecora. Allora, carica pecora, aspetta che, visto che ci sono, spostiamo un po' di roba, dai. Allora, consegna animali. Ah, devo attivare sempre qua. Sì, effettivamente mi sono fermato in mezzo alle balle io qua. Ok, poi cosa c'è? Poi c'era qualcos'altro? È che devo prendere il vizio, che una volta ce l'avevo subito qua, che quando registravo i percorsi li mettevo subito in cartella. Ultimamente questa cosa qua non viene più fatta. Acqua pecore, no, acqua pecore in distribuzione. Distribuzione acqua, che però voglio cambiarlo, mettiamolo qui. Distribuzione acqua, lo cambio anche questo. Acqua. Acqua pecore, lo mettiamo qui. Quasi facciamo uno di questi. Acqua pecore. Stalla 01. Voglio creare una cartella con tutti gli animali. Così che quando è così si fa il giro di tutti gli animali. Allora, tu vai qui. Perfetto. No, perfetto un Kaiser. Che perfetto un Kaiser. Ok. Stalla bovini grandi cibo. Uff, oh, ma ci sta pensando il piccolino o no? Fammi vedere. Questo lo sta facendo lui, questo. Ok. Allora, vediamo un po' cosa abbiamo altro da vendere. Allora, c'era. L'autobloccante c'è, carta igienica. Dov'è? Multistrato e USB. No, USB era quello che mi dava un casino di soldi. Sì. Multistrato ne ho ancora? Sì. Ok. Allora, multistrato quanto ne ho? Sono 10 pallet, no, no. Allora qua, dammene 50, 110, quando li carico? Ma... Ok, carichiamo anche questi, vendiamo anche questi. Vediamo se ci avviciniamo al milioncino. E siamo pieni? Questo qua perché non li carico? Ah, sono pieni. Ne ha dati qualcuno in più? Strano. Ah, non li vuole. Ho sempre quella sensazione che fra un movimento e l'altro, sto coso si cappotta. Non so perché, ma è sempre così.
Allora, potrei lasciare la vendita anche all'altro camion a sto punto. Ma per adesso dobbiamo anche fertilizzare. Ma fertilizzare si può fare anche con calma, tanto quello non è un problema. Oh, ci andiamo delicati, in curva delicato, ce la facciamo. Allora, allora prima volta abbiamo beccato 500.000. Vediamo quando becchiamo sto giro qua. Vedi, facciamo una o due puntate maxi vendita. Vendiamo tutto quello che abbiamo, tutto quello che c'è da vendere e il prezzo è buono, lo vendiamo. Che voglio andare a comprare un'altra produzione, ragazzi. Ok, allora tu torni a vuoto, sei perfetto. Ok, no, 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 no. Ma che cacchio fai? Ma mica dovevi andare lì? No, non mi dire che ha buttato tutto là dentro. Mannaggia. Oh, che rincoglionito io. Predefinito, dov'è? Mannaggia, l'ha buttato tutto là dentro. Non so quanti viaggi avrà fatto. Oh, peccato. Vediamo un po' quanto c'è. Mannaggia. Ah, non mi fa entrare da nessuna parte. Entriamo da qui. Io un po' di viaggi li avevo fatti, ma non così. Ah, guardate qua. Oh, un viaggio l'ha fatto sicuro. Porca trota. Vabbè. Fortuna che l'abbiamo beccato in tempo. Per fortuna che l'ho beccato in tempo. Allora, dov'è? Questo perché non c'è ordine, ragazzi. Quello è il problema. Perché se ci fosse un po' di ordine nei percorsi, questo problema non, probabilmente non sarebbe capitato. Ho fatto anche qualche piccola modifica dal video che avete visto a questo, ma penso che funziona. Vabbè ragazzi, io vi saluto qui, questa puntata è arrivata a termine, come sempre ragazzi vi do appuntamento al prossimo video sempre qui sulla March. Salutone, ciao.